Ragazzi, ci posso credere, sono l'uomo ragno. Domani mi vedo con Carol. The next day. Due colpi di pistola hanno raggiunto Giovanni Paolo II. Carol stava infrangendo la legge e oltretutto conosceva la mia identità. Ehi, tu dimmi se non è quel vecchio secchione da favola di Peter Parker. Andiamo, Pete, scateniamoci un po'. Ciao, Rodney. Ora che t'ho preso non ti lascio certo andare. Ma come sai che mi piace essere legato come un salame? Tu hai l'aria cadaverica di una rana cadaverica del laboratorio cadaverica di scienze. La scienza è importante. La scienza è importante. Senza le conoscenze scientifiche... Niente, sei speranza. Ho sentito quello che hai detto prima della scienza. La scienza? Tu come ti chiami? Io sono l'uomo ragno. Senti, ti andrebbe un latte shakerato? No. Pete, il mondo è pieno di sistemi protonici, tu devi imparare i principi di base. Siamo vulnerabili alle radiazioni protoniche di qualunque tipo. Oh, non c'è più speranza per noi, Peter. Credo che non si farà più vedere. E meno male che non sa che sono l'uomo ragno. Cosa? Cosa? Altri uomini, caro. Sì, osservate che cosa accade a un essere vivente che guarda il raggio del diamante. È stata esiliata in un'altra dimensione. Ah, la vita è meravigliosa. Il mondo è un posto bellissimo. Nell'avventura di oggi Skeletor stava cercando una scorciatoia per prevaricare Beastman. Ce l'hanno fatta. Il dispositivo protonico è stato bloccato e stanno tornando a casa. Trapjaw! Ritorna col tuo arsenale di morte, la terribile mascella di morte. Chissà se li rivedrò ancora un giorno. E soprattutto chissà se rivedrò mai più Carol.